Circa 90 pagine. Riesci a leggerlo molto in fretta. Capitolo numero 21. In quel momento apparve la volpe. Buongiorno, disse la volpe. Buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi. Ma non vide nessuno. Sono qui, disse la voce, sotto il melo. Chi sei? Domandò il piccolo principe. Sei molto carino. Sono una volpe, disse la volpe. Vieni a giocare con me, le propose il piccolo principe. Sono così triste. Non posso giocare con te, disse la volpe. Non sono addomesticata. Ah, scusa, fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione, soggiunse. Che cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti tu, disse la volpe. Che cosa cerchi? Cerco gli uomini, disse il piccolo principe. Che cosa vuol dire addomesticare? Gli uomini, disse la volpe, hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline? No, disse il piccolo principe, cerco degli amici. E che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare legami. Creare dei legami? Certo, disse la volpe. Tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io sono per te. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, non avremo bisogno. Anzi, scusate, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo.
Perfetto, sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò sulla sua idea. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore dei passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi, laggiù in fondo, i campi di grano. Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai dei capelli colore dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, rispose il piccolo principe. Ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che bisogna fare? Domandò al piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell'erba, e io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Il principe ritornò l'indomani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni, non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo dimenticata, disse la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza. Così il piccolo principe addomesticò la volpe
violenza fu vicina. Ah, disse la volpe, piangerò. La colpa è tua, disse il piccolo principe. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, disse la volpe. Ma piangerai, disse il piccolo principe. È certo, disse la volpe. Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno, disse la volpe, il colore del grano. Poi soggiunse: va a rivedere le rose, capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, disse. Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre. Ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo. E le rose erano a disagio. Voi siete belle, ma siete vuote, disse ancora. Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messa sotto la capanna di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo i due o tre per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi e vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa. E ritornò dalla volpe. Addio, disse la volpe, ecco il mio segreto, è molto semplice. Non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa, sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. Gli uomini hanno dimenticato.